Buongiorno a tutti, ben sintonizzati su OK Italia Parliamone, nostro gradito ospite oggi per OK Italia Parliamone, per parlare di imprese, sviluppo ed economia, abbiamo il commissario straordinario della Camera di Commercio di Crotone, Alfio Pugliese. Buongiorno e benvenuto Pugliese. Salve, buongiorno a lei, buongiorno insomma ai telespettatori. Bene, presentiamo i nostri ascoltatori di OK Italia Parliamone, il nostro ospite Pugliese, già Presidente della Camera di Commercio di Crotone, a gennaio ha avuto una nuova nomina dal Ministero dello Sviluppo Economico, la nomina commissario straordinario della Camera di Commercio per espletare tutte quelle procedure che sono necessarie per costituire il nuovo Consiglio della Camera di Commercio nascente di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. Ricordiamo che è stato per oltre 10 anni presidente di Confcommercio Crotone, veramente fino a poco tempo fa, due sue dimissioni volontarie, perché ha deciso di intraprendere anche un percorso politico in prima persona. Pugliese, le chiedo, in questa fase così importante e delicata per il nostro paese, le Camere di Commercio, lo sappiamo tutti, devono avere necessariamente un ruolo da protagonista e a lei è stato affidato, appunto, lo dicevamo prima, dal Ministero dello Sviluppo Economico, il compito non facile di accorparne tre, quella di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, nell'ambito della riforma del sistema camerale. Bene, ci sono state, ricordiamolo, un pochino in tutta Italia delle grandi resistenze a questi accorpamenti, a queste fusioni. Le chiedo, le sue Camere di Commercio sono realmente oggi pronte ad accettare questa importante rivoluzione organizzativa o ci sono ancora gelosie e contrasti tra le stesse? Allora, voglio giusto precisare una cosa, io sono commissario della Camera di Commercio di Crotone, poi abbiamo appunto un commissario sulla Camera di Catanzaro, il collega di Catanzaro, e un collega sulla Camera di Vibo. Tutte e tre insieme siamo interessati a questo processo appunto di integrazione delle tre Camere di Commercio affinché nasce un'unica grande Camera della Calabria Centrale, e che a conti fatti avremo quasi 78.000 imprese, perché ecco, oggi abbiamo... Pugliese, quale sarà il cuore, diciamo, di questa fusione? La sede principale, in quale delle tre città? Sì, la sede principale è chiara che sarà la città capoluogo di regione, che è Catanzaro, che ha 44.000 imprese circa. Poi abbiamo Crotone, che ha 20.000 imprese circa, e poi alla fine abbiamo Vibo Valentia, che ha 16.000 imprese circa. Questi sono i dati delle imprese scritte chiaramente al registro delle imprese delle tre Camere di Commercio. La sede principale e legale chiaramente è quella del capoluogo di provincia, con queste due sedi periferiche. Nella riforma è previsto che il consiglio chiaramente sarà un consiglio che integrerà tutti e tre i territori, quindi ad oggi non sappiamo se sarà espressione di Catanzaro, di Vibo, di Crotone, perché questo poi sarà insomma l'esito che verrà dalle interlocuzioni con le associazioni, con i sindacati, con gli ordini professionali nella formazione del nuovo consiglio. Però oggi la legge, col decreto di agosto dello scorso anno del ex ministro Patuanelli dello sviluppo economico, ha preso un'ulteriore insomma accelerazione, ha dato un'accelerazione, ma soprattutto ha dato un chiarimento a quello che erano insomma le criticità che sono state riscontrate nel corso di questi anni, da quando questa riforma delle Camere di Commercio è partita. Quindi diciamo che c'è stata data una possibilità di avere la rappresentanza territoriale a quei territori che non esprimevano il presidente. Quindi laddove c'è una delle tre province che avrà un presidente, le altre due avranno comunque la loro rappresentanza con un vicepresidente. C'è comunque da evidenziare un aspetto importante, che ancora è il problema della riforma, che ancora ad oggi non è stata stabilita con quale formula si possa insomma dare una giusta e adeguata rappresentanza a tutti i tre territori, perché è vero che oggi la norma prevede che ci sia nella provincia dove non è stato eletto il presidente la possibilità di far esprimere un vicepresidente in rappresentanza del territorio, però se questa provincia non riesce a esprimere neanche un consigliere nel consiglio, è chiaro che questo viene meno, quindi di conseguenza comunque la riforma ha delle criticità che ad oggi né Union Camere né tantomeno il Ministero sono stati in grado di insomma mettere mano e trovare quella formula giusta che consentirà
alle associazioni, comunque a un territorio, di avere un suo rappresentante. Quindi questo è ancora, diciamo, l'handicap che c'è all'interno, anche se comunque oggi noi abbiamo recepito come territori qual è lo spirito della riforma, quali sono i servizi aggiuntivi che vengono dati al sistema camerale una volta che viene accorpato. E allora là, comunque, al di là di questi aspetti, diciamo, più tecnici, noi comunque abbiamo recepito la riforma, la stiamo portando avanti e stiamo cercando di individuare un percorso più rapido possibile che ci porterà a questa unica grande camera, penso alla fine di questo anno, i primissimi del 2022. Ecco, molto bene, noi l'abbiamo raggiunta per questa intervista nella sua località di villeggiatura, quindi ora adesso cambiamo argomento, parliamo di turismo. Il settore turistico può rappresentare sicuramente un aspetto economico non indifferente per il territorio calabrese, ma bisogna puntare sulla valorizzazione del territorio, sulla promozione del turismo inteso in tutte le sue forme. E proprio di questo voglio parlare, perché nella giornata di ieri, 12 agosto, come Camera di Commercio avete presentato a Crotone, appunto nel corso di una conferenza stampa, un'iniziativa che posso definire sicuramente lodevole. L'iniziativa si chiama Turismo Accessibile. Di cosa si tratta? Si tratta della messa a disposizione di famiglie con figli portatori di disabilità di una imbarcazione che possa permettere loro di fare il tour delle zone di importanza naturalistica, e nel vostro territorio ce ne sono tante. Le chiedo, Pugliese, come nasce questa idea e in che modo riuscirete a coprirne anche i costi? È un'idea della Camera di Commercio di Crotone che ho portato avanti io insieme ad Assonautica, perché di cui io sono commissario provinciale della stessa sezione. E noi, per quanto riguarda la Blue Economy, ci siamo, io almeno da quando sono presidente della Camera di Commercio di Crotone, me ne sono sempre interessato, perché comunque è un comparto interessante, un comparto che permette grandi opportunità di sviluppo ed è un comparto su cui a Crotone dobbiamo necessariamente investire. Teniamo conto che il porto di Crotone ha una storia di 2700 anni, quindi vuol dire che col mare Crotone ha comunque sempre interagito, ma il fatto che dagli anni 30 in poi c'è stata una concentrazione assoluta su questo porto di Crotone rispetto a quello che era l'attività industriale del territorio, diciamo, ha fatto venire meno un po' quello che erano tutte le opportunità di sviluppo turistico, commerciale ed economico del territorio come alternativa all'industria. Per fortuna, da un ventennio a questa parte, le grandi fabbriche che hanno creato sì economia nel nostro territorio e hanno creato grandi benefici, tanto è vero che Crotone era denominato la Milano della Calabria per la concentrazione delle grandi fabbriche. Quindi avevamo l'Eni, la Montelis, avevamo le fabbriche siderurgiche, insomma un complesso turistico importante che ha dato tanta occupazione e tanta ricchezza, però ha lasciato troppi danni sul territorio. Quindi noi come Camera di Commercio abbiamo pensato di riconvertire questa attività del porto di Crotone, e lo stiamo facendo con un'intensa attività in concertazione con l'autorità portuale di sistema dello Ionio, con cui abbiamo già avviato tutta una serie di progettualità, di cui due grandi progetti sono stati finanziati anche dallo stesso Ministero dei Trasporti, che uno riguarda delle centraline ambientali per quanto riguarda il porto e l'altro riguarda proprio la variante del piano regolatore generale del porto. La variante del piano generale del porto che ci consentirà di programmare tutta una serie di attività e di sviluppo futuro sul porto. Una di queste è appunto il turismo accessibile, quindi delle banchine accessibili, un'area del porto accessibile. Noi intanto partiamo per dare questo servizio, che è un servizio che daremo tramite un partner, che sono dei ragazzi che hanno della cooperativa e gestiscono dei gommoni nel porto di Crotone, che daranno a disposizione queste imbarcazioni con uno skipper per 30 giorni a partire dal 14 di agosto al 14 di settembre, tutti i giorni dalle 9 del mattino alle 19, quindi tutte le famiglie con i ragazzi con disabilità non motorie potranno usufruire di questo servizio e quindi visitare una delle riserve marine più grandi d'Europa, fare la sosta, fare insomma tutto quello che serve per quanto riguarda passare una giornata in felicità, ma soprattutto di integrazione sociale con il resto della società civile tutta. Perché il vero tema non è tanto la disabilità, ma è l'integrazione che le famiglie con i portatori di disabili devono avere con tutto il resto della società civile. Questo è uno degli esempi che bisogna portare avanti per capire come bisogna aiutare queste famiglie, che
spesso vengono lasciate solo con tutta la criticità del, insomma, che ne comporta questo tipo di disabilità. Noi perché lo facciamo come Camera? Lo facciamo come stimolo non soltanto per i privati, ma lo facciamo come stimolo anche a tutti gli altri enti territoriali che dovrebbero agire in questi termini di cooperazione e di sussidiarietà laddove ne risulta appunto la necessità di metterci mano e quindi creare questa visione diversa rispetto a quelle che sono le opportunità che il nostro territorio può dare. Ecco, le chiedo, questo tipo di servizio sarà soltanto per i residenti in Calabria, nelle aree interessate, o anche un turista in vacanza che abbia qualche figlio, qualche familiare ovviamente con disabilità potrà approfittare di questo servizio? No, è un servizio che noi diamo aperto a 360 gradi a tutti, sia ai residenti che non appartengono a queste associazioni di categoria che sono Autismo KR e l'Associazione Italiana Portatori di Down, sezione di Crotone, ma sia a coloro i quali sono, non sono iscritti, comunque dei turisti che si trovano in vacanza nel nostro territorio e vogliono usufruire di questo servizio. È aperto a 360 gradi. Ripeto, non è inclusivo, è qualcosa che noi diamo comunque al territorio come offerta turistica territoriale. Molto bene. Ecco, continuiamo a parlare di turismo. Le chiedo, Pugliese, che ruolo secondo lei potrà avere il turismo per uno sviluppo economico occupazionale della Calabria? Il turismo è una fetta dell'economia calabrese importante, anche perché sotto la denominazione turismo noi abbiamo tutto il comparto agricolo, abbiamo tutto il comparto della ristorazione, abbiamo tutto il comparto dei trasporti, quindi il turismo, soprattutto negli ultimi periodi, sta avendo un ruolo determinante per mettere a sistema questa economia calabrese che è fatta naturalmente di questi comparti, perché comunque noi naturalmente siamo una delle zone vocate all'agricoltura, al turismo, dovevamo soltanto capire come meglio riuscire a farla funzionare. E per meglio riuscire a farla funzionare bisogna tornare a ragionare tutti quanti insieme, mettendo le menti pensanti in un unico contenitore e quindi ricreare quelle grandi opportunità e fare in modo che comunque si crea un processo virtuoso rispetto a quelle che sono le opportunità. È chiaro che non si vive di solo turismo, perché comunque il turismo, anche se noi abbiamo la fortuna di avere la Sila e avere il mare a pochissima distanza, ad esempio Crotone, in 20 minuti si passa dalla neve ad andare a fare un bagno a mare, quindi passiamo in una realtà all'altra in pochissimo tempo. Abbiamo delle bellissime montagne, peccato che in quest'ultimo periodo stiamo vivendo questa emergenza degli incendi, ma questo è anche dovuto a una situazione che negli anni, per esempio, è stata criticata fortemente, no? I forestali della Calabria che erano stati visti come quelli, un esercito che erano stati messi là senza fare niente, però purtroppo da 20 anni a questa parte, da quando è stato ridotto fortemente questo comparto dei forestali che esistevano tutte, insomma, le zone boschive della Calabria, guarda caso c'è un aumento vertiginoso degli incendi, perché oggi anche io qua in questo luogo turistico dove mi trovo, in questo villaggio, c'è una pineta bellissima, ma poi va comunque mantenuta, e il non mantenimento e la cura del sottobosco basta poco, con temperature a 40 gradi che si insomma vanno a rovinare zone verdi importantissime, e quindi la manutenzione di queste grandi parchi deve essere fatta, al di là che poi chiaramente c'è l'aspetto della criminalità organizzata, che comunque anche quello incide fortemente in questo tipo di situazioni, ma spesso sono anche tanti casi di focolai che vengono fatti in maniera del tutto naturale, che vanno a creare insomma dei disagi. L'aspetto delle infrastrutture per quanto riguarda lo sviluppo del turismo è un elemento che sta alla base principale di tutto, ma è un aspetto che non soltanto aiuta l'economia turistica territoriale, ma aiuta l'economia e la mobilità in generale di tutta un'intera comunità. Quindi alla fine sono temi che sono insieme integrati, sono temi che vanno affrontati insieme. L'intermodalità, quindi la connessione che ci deve essere fra la strada statale, fra le autostrade,
fra le ferrovie, fra gli aeroporti e i porti, diventa il punto centrale, diventa l'elemento, insomma, di ragionamento su cui andare a pianificare tutto quello che è il futuro di una, di un'area, insomma, importante a vocazione turistica territoriale. Un esempio per tutti, noi lo possiamo anche dare vivendo la realtà locale, che è quella appunto di Crotone. Con l'autorità portuale di sistema noi stiamo ragionando su questa variante del piano regolatore generale del porto, non solo sotto l'aspetto infrastrutturale, perché rifare la panchina, rifare il molo, rimettere insomma in ordine l'illuminazione anziché il servizio di sicurezza, facciamo poco. Quello che è invece interessante è, nel momento in cui io vado a fare le infrastrutture, quale piano di sviluppo industriale devo avere per le infrastrutture. Quindi di conseguenza, nel momento in cui la penso, la costruisco, devo anche contestualmente pensare al progetto di integrazione e di sviluppo che quell'infrastruttura mi deve dare. Quindi devo anche fare tutta una serie di attività e di concertazione con le parti sociali, economiche e produttive del territorio, per capire poi che sviluppo devo dare a quel porto e a quell'infrastruttura. Quindi devo capire, che ne so, faccio un esempio, una grande compagnia di crociera anziché i mega yacht, anziché i charter, anziché i diportisti. Quindi devo capire come poi sviluppare e adeguare chiaramente l'infrastruttura che deve accogliere queste importanti attività economiche e produttive. Chiarissimo. Bene, continuiamo a parlare di infrastrutture e di sviluppo e parliamo di ponte sullo stretto. Non possiamo non farlo, è l'argomento dell'estate. Se ne parla da oltre 60 anni. Io chiedo a lei, Pugliese, se secondo lei è arrivato davvero il momento di realizzarlo anche per ridurre il gap logistico dell'intero Mezzogiorno. Io penso che sia oggi l'occasione giusta per veramente dare la parola fine a questa, insomma, grande opportunità che il Mezzogiorno ha, ma soprattutto che ha l'Italia, perché diventerà il fiore all'occhiello dell'ingegneria e dell'architettura italiana nel mondo. È una delle grandi infrastrutture che noi stiamo aspettando da anni e quindi oggi l'opportunità anche dei finanziamenti che l'Italia deve avere rispetto a quelle che sono state, insomma, la programmazione di investimenti da fare nelle infrastrutture italiane. Allora, quindi oggi secondo me è l'occasione per cui dare questa accelerazione e finalmente realizzare questa grandissima opera, anche perché è un'opera, come dicevo anche in altre occasioni, che è necessaria per continuare a mantenere quella velocità di interconnessione che si sta mettendo in campo oggi. Lo stesso identico esempio del porto col piano industriale. Se oggi abbiamo l'alta velocità ferroviaria che arriva fino a Reggio Calabria e poi questa deve fermarsi per attraversare col traghetto, allora non abbiamo, insomma, completato quel processo che è di intermodalità, di connessione, di continuità territoriale che il ponte sullo stretto, la realizzazione del ponte sullo stretto dovrà necessariamente garantire e soddisfare nel prossimo futuro. Bene, ringraziamo il commissario straordinario della Camera di Commercio di Crotone, Alfio Pugliese, per essere stato con noi ad OK Italia Parliamone. Seguiremo con attenzione gli sviluppi dei vari progetti che avete in programma, soprattutto con questa fase di start-up del progetto appunto del turismo sostenibile, un turismo che è accessibile, un turismo che può dare nuovo sviluppo a un intero territorio. Grazie ancora per essere stato con noi, Pugliese. Grazie, grazie dottor Dolcini, grazie a tutti i telespettatori.